A 130 anni dalla nascita e a 40 dalla morte di Giorgio De Chirico, Arezzo lo ricorda con una mostra del suo lavoro meno noto, la scultura. Sarà inaugurata sabato prossimo, nell'atrio della provincia di Arezzo, la mostra Giorgio De Chirico, la scultura a cura di Fabio Migliorati, che ha scelto il suggestivo ambiente di un salone affrescato quale veste per evidenziare l'origine di un linguaggio che oggi, dalla seconda metà del Novecento, è divenuto riferimento iconografico. L'uso dell'immagine adottata da Giorgio De Chirico, ancora capace di pronunciare un discorso linguistico varato sulla traccia del simbolo che dal nulla dell'ordinario diventa l'unicità straordinaria del tutto. Le opere di Giorgio De Chirico, una mostra bagnata, sembra proprio così. Adesso le scarichiamo e iniziamo l'allestimento, posizioniamo le basi, le due grandi non ne hanno bisogno perché sono enormi e le altre piccole le posizioneremo sopra le basi bianche che vedete. Quanto sono alte quelle, le più grandi? La più grande è 3 metri e 30 e quella più piccola, cioè la seconda più grande, mi pare sui 2 metri e 20. Allora l'appuntamento è? L'appuntamento è per sabato 13 alle ore 18 nell'atrio d'onore della Palazzo della Provincia di Arezzo.